Buongiorno amici e ben ritrovati sul mio canale. Visto che oggi si mangia tardi perché il marito fa più tardi del solito, allora ho deciso di registrare questo video. Mi sono arrivati i prodotti di Shein, come vi avevo detto avevo fatto un piccolo ordinino. Ovviamente nei prossimi giorni farò un video testing, quindi state sintonizzati sul canale. L'ho già aperto, ovviamente le buste di Shein sono sempre questo, ma come vedo le cose sono già impacchettate bene. Allora ho preso un pennello per il correttore, che è questo, non so se potete vederli, i liquid lipstick set, che sono anche comodi, after the moment è il praticamente è la colorazione. Poi vi lascio tutto scritto nella info box, mi raccomando apritela e iscrivetevi al canale, mi raccomando attivate la campanella per non perdere i video futuri. Poi vedete sono piccolini, possono essere anche usati come travel, comodissimi. Poi ho preso questo qui che è un nude, ma non ricordo, penso sia il fondotinta, vediamo. Complexion Pro Lost Lasting Frable Matte Foundation, sì, è il fondotinta, davvero hanno un pack che è favoloso, ragazzi, mi verrebbe voglia di fare altri ordini, ve lo dico subito. Poi una Skin Pencil Brow, allora di tutti questi prodotti non ho speso neanche 30 euro, ma adesso aspettate, vi tiro fuori ancora il resto. E notate, cioè non si equivale 30 euro un prodotto solo comprato con 30 euro, anzi 39. Poi ho preso questo qui che è praticamente una cosa che mi mancava, che è comodissimo, ve lo faccio vedere, è tutto in similpelle, fantastico, guardate. Ed è il portapennelli, che è comodissimo, che potete usarlo anche per il viaggio, per quando si viaggia, se vi volete portare dietro i pennelli è comodissimo, componibile, davvero molto bello. È la Stereo Face 6 Color Cosmetics Disc Easy to Have 3 Dimension Color di She Glam Contouring Palette. Direi che è molto bella e anche molto grande come palette. Poi domani vado ad aprirle tutte con voi, eh? Comunque sono confezionate davvero molto bene. Poi questa è un'altra palette, sono veramente molto sorpresa da Shein, non ho parole davvero, cinesi numero uno, eh? Poi domani andiamo a provare il tutto. Questa non riesco ad aprirla da tanto è confezionata bene. Ok, ho usato le mie super potenti unghie e vado ad aprire anche questa. Wow, questa è la 3D Pro Face Palette, o 3, guardate che bella, fantastica. Ma poi come sono confezionati, ragazzi, si fanno un viaggio mega grandissimo, eppure guardate, cioè intatte davvero, non ho parole. Un'altra, poi ho preso un'altra di queste. Non ho preso i correttori perché ne ho ancora un po', ma devo fare un secondo ordine. Ah no, ma c'è ancora roba dentro. Ho preso una di queste, un'altra spugnetta di queste qui, le Beauty Blender, che io le uso davvero molto. Questa qua è un po' più piccina, fatta così, vedete, poi vabbè vanno ovviamente bagnate, quindi aumenteranno di volume sicuramente. Poi ho preso il Clear and Bright Liquid Brush Highlighter 101 Orgasm, anche questo. Guardate che pack favoloso, ragazzi, davvero favolosi, davvero. Ah, poi ho preso anche questa super palette ancora, vediamo un attimino, questa è per gli occhi. Wow! Wow, Centurion She Glam
Anche questa praticamente poi andiamo ad aprirla tutta assieme al video tasting che vado a fare appunto domani. Poi cos'altro c'è dentro ancora? Guardate, per tutta questa roba qua ho speso 50 euro con i punti e con gli sconti di Shein, ok? Attraverso l'Etsy Shop sappiate che recuperate anche i soldi. Poi ho preso un pigiama per la stagione estiva, quindi fatto sempre in seta, perché a me piace questo tipo di materiale. Wow, beautiful! Ho preso una M, credo. Sì, ho preso una M. Allora, andiamo a vedere. Allora, pantalone. Wow, bellissimo. Mio marito dice che sono bellissimi questi pigiami. In rosa, perché li avevo tutti blu. E quindi ho preso un colore primaverile. Non posso farvi il video laggiù perché mio marito giù sta lavorando e quindi ovviamente dobbiamo fare il video qua. Allora, io ho aperto i trucchi, come potete vedere dalla mia faccia, non so se le potete vedere, queste sono tutte macchie dovute ai farmaci che ho sottocutanee. Davvero non li vedo, sono piena di queste macchie che sono tutte sotto perché vedete, io mi tocco ma non le sento e quindi vabbè, procediamo. Allora, quello che mi è arrivato è sicuramente anche il portapennelli, guardate che carino, rosa, l'ho preso da viaggio, sempre su Shein, davvero formidabile. Questi sono i miei pennelli che uso in modo quotidiano, quindi li lascerò a portata di mano qua. Ok, e questi sono i prodotti. Allora, e aprirei intanto il primo pennello. Pratico, si va a lavorare qua sotto gli occhi, fantastico. Ok, perché di solito uso la Beauty Blender, però Beauty Blender è questa che è già inumidita. Allora, io sotto adesso non ho messo il primer, non ho messo niente. Andrei a mettere un filino di primer, che è il solito che uso, praticamente quello di Giorgio Armani, e poi anche lì me lo dovrò comprare. Se i prodotti di Shein sono buoni, lo vado a prendere anche su Shein perché l'ho visto. Questo è un illuminante, un po' una base, però secondo me dovrò prendere poi il correttore, quello verde, che va a contrastare tutte queste macchie rosse di cui sono piena ed è lo sfogo dei farmaci, ragazzi, che è una cosa allucinante. Vabbè, comunque ho applicato questo Giorgio Armani, sono senza occhiali, quindi ve lo faccio vedere così, è un prodotto buonissimo, ok? Adesso, dentro guardate come è fatto, addirittura la custodia di velluto, molto molto bella, che ricorda quelli di una certa marca, ma guardate, Dior è di plastica, ok? Dior Forever Under Skin. Ok, questo qui invece guardate, è il vellutino, davvero molto bello. Ok, ho preso un nude, andiamo a switchare il colore, vediamo un attimino che colore è, lo metto sulla mano. Non so se il colore che ho azzeccato è giusto, lo proviamo ed eventualmente poi, se non fosse così, ordino il colore più scuro. Mi sembra un po' chiaro, guardate, per il mio incarnato, vedete la, guardate, però bisogna vedere sopra il colore, lo dovete leggere voi perché sono senza occhiali. Comunque ve la faccio vedere, ne avevo già una, questa qui è una penna veramente, una matita eccezionale, perché è una micro, da una parte c'è il pennino e dall'altra parte c'è la matita, che lavora veramente in modo molto perfetto, perché essendo una micro pencil è davvero precisa. Vado, un ottimo ottimo lavoro. Dopodiché incomincerei a mettere il, diciamo, per fare il contouring, che io non andrò a fare perché io non sono una makeup artist, quindi non sono neanche molto brava. Allora, io ho preso questo colore che è un mocha, andiamo a switcharlo sulla mano, e questo dovrebbe andare bene per il mio incarnato, e andiamo a metterlo in questa zona qua. Okay. Si sfuma veramente molto bene. Adesso nella zona T andrei a mettere un po' di cipria. Io ho questa qui del Perfect Cushion di Dior, uso questa, che è in polvere ed è meglio. Nella zona T, che è questa,
Ok. Con questa, gli occhi adesso li va. Ho preso la Centuries Shiglam con tutti questi colori, guardate che belli. E hanno praticamente tutti i loro nomi che io non vedo perché sono senza occhiali, quindi dovrei mettermi gli occhiali se volete li metto. Così intanto controllo cosa ho fatto. Prendo un pennellino, magari questo, e incomincio a prelevare un po' di colore. Allora, per non fare cavolate, io starei su un colore abbastanza neutro, quindi prenderei un po' di questo colore qua. Nonostante io mi curo molto la pelle, ragazzi, sembra sempre più vecchia, pazzesco. Ok, ho dato un po' di base, non mi sembrano eccessivamente scriventi, come piacciono a me, ma non piacciono troppo scriventi perché altrimenti sembrate poi dei panda. I prodotti mi sembrano buoni, eh? Davvero, meglio, decisamente meglio. Ho messo questo e questo, secondo me ci sta bene questo qua, questo brillantinato, perché io ho un po' più chiaro ancora, a dire il vero, possiamo usare anche forse questo metallizzato. Andiamo. Sì, bello, è un oro, bellissimo direi. Metal. In alto e un ivory sulla parte della palpebra. Andiamo a switchare i colori. Abbiamo questo in crema. Questo, wow. Questo e questo. Guardate, sono tutti davvero molto belli. Wow. L'ho preso con le mani, però vediamo, magari l'uso di un pennello. Andiamo a stenderlo un po', perché dovrei davvero non poche. Ok, adesso andrei a prelevare un po' di questo marroncino qui da mettere su questa parte qua, con questo pennello. Giusto per provare le palette, ma non mi dispiace la cosa, a parte questi due foruncoli non mi dispiace. Vabbè, adesso proverei anche a questo punto il blush e poi in ultimo metterei il rimmel. Non switchare anche questo qui sulla mano, così non male. Andiamo a provare a metterlo nella zona qua praticamente. Wow, come scrivere, molto 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 scrivente. Speriamo, ne basta veramente poco secondo me, perché super. Allora, ok, adesso andiamo ad applicare un po' di rimmel. Allora, prima io metto sempre il prime. Però finora davvero super i prodotti, buoni buoni buoni. Per recensirli finora vi devo dire che sono davvero buoni, eh? Secondo me vale la pena assolutamente provare a prenderli se avete bisogno appunto di trucchi e cose del genere, perché insomma sono buoni tanto quanto quelli della profumeria, davvero. Quindi li ho presi tutti e tre, e col trucco che ho sotto oggi, che è questo burgundi, diciamo, questo colore un po' particolare, io adesso ve li switcho sulla mano tutti e tre, ma devono asciugare perché sapete che tutti i lipstick liquidi hanno il suo tempo di asciugatura, o questo. Guardate. Ok, io proverei a mettere quello rosa, questo qua. Mi sembra più azzeccato col trucco che ho sotto, vediamo.
favoloso. Mi puglierò meglio. I rossetti sono ottimi, passerei un po' anche di matita sulle labbra, vediamo, non so se non è la sua sicuramente, però magari male. Non proprio, non è necessario comunque che passate la matita, perché i prodotti, i rossetti sono buoni comunque, anche senza la matita. Sembra male, vediamo, adesso provo a togliere questa cosa qui, i capelli, cerco di pettinarli un po' alla bene meglio, vediamo un attimino. Colore molto bello, questo colore di capelli che mi hanno fatto molto naturale. A me non dispiace questo trucco. Voi cosa dite? Vediamo se mi avvicino un attimino alla videocamera. Com'è? A parte le mie imperfezioni del viso, che purtroppo non ci posso fare nulla, però non mi sembra davvero male. Cosa ne dite? Fatemi sapere anche voi nei commenti, purtroppo. Però i trucchi mi sembrano veramente molto buoni, assolutamente molto buoni, devo dire la verità. Alcuni più o meno scriventi, le palette sono sensazionali, mi piacciono tantissimo. Anche questa qui io le switcherei un po', vediamo, una, due, tre. E poi proviamo gli scuri, 4, 5, che è quello che ho provato oggi. Sono veramente belle, non male ragazzi, davvero, davvero non male, nella zona poi, non male, davvero. Questo è tutto, io spero che il mio video vi abbia tenuto compagnia e spero di avervi illustrato la difficoltà, ovviamente, che c'è nella cosmesi, nel trucco, soprattutto nel cercare di azzeccare il trucco per le donne over 50 come me. I prodotti secondo me di Shein sono buoni tanto quanto quelli della profumeria, quindi nonostante io comunque ho parecchie imperfezioni dovute ai farmaci che ho preso per tanto tempo, dovute all'età, dovuto a tutto quello che volete, a me comunque sinceramente secondo me i trucchi sembrano molto buoni e converrebbe appunto spendere del tempo per andare a vedere appunto sul sito di Shein qualora aveste bisogno di prendere appunto del make up. Vi prego di iscrivervi al canale, mi farebbe piacere condividere con voi gli aggiornamenti anche sul trucco e quant'altro, e vi aspetto alla prossima. Grazie, ciao!